Ciao a tutti i Colors, benvenuti in questo nuovo video. Questa mattina è un po' una sfida perché non solo è già lunedì, ma sono pure con i cani. Non so se sentite i rumori amabilmente connessi alla loro igiene personale, ma va bene. Prima di iniziare con il video, guarda che forse è meglio se mi tiro un po' indietro, volevo ringraziare per i nuovi iscritti, i quali probabilmente derivano dalla mia collaborazione con la bellissima e spumantissima Nadia Tempest. Spumantissima, l'ho inventato io sul momento. Che vi lascio nelle schede. Un saluto a tutti i nuovi iscritti. L'altra cosa prima di iniziare, questa volta mi sono appuntato la frase di Antonella che non vi ho letto nella sfida dei dialetti, che è il video precedente, quindi spero che non abbiate bisogno della scheda, almeno qui. E vi leggerò adesso. Alla vala capo ciuccio si perde timb, iacu e sapaun. Vi serve la traduzione? Vabbè, io ve la faccio. A lavare la testa all'asino si perde tempo, acqua e sapone. Non sempre i dialetti della Puglia sono così dissimili, anche se io non sono di Bari. Ho capito e dovrei aver azzeccato la pronuncia. Anto, fammi sapere. Ma entriamo nel vivo del video. Stavo per dire nel video del video. Questo, come vi avevo promesso e come spero di darvi per le 14, è il video Ask. E la prima domanda nell'ordine in cui vi ho fatto gli screen me la fa Sara del canale L'Angolo degli Arcani. Dopo c'è un'altra Sara. Qual è il gesto più romantico che hai ricevuto da parte di un partner corteggiatore? Allora, purtroppo devo dire che le dimostrazioni finora sono state virtuali. Ho avuto di recente un gesto carino virtuale. E non voglio dire altro perché semplicemente vediamo come va. Vediamo come va. Se andrà bene, durerà, sicuramente lo saprete. In questo caso non vale il detto niente nuove buone nuove, perché qualche nuova ve la darei se va bene, ma non mi voglio pronunciare oltre, anzi, immagina la mia mano in un posto sensibile per YouTube a mo' di scaramanzia. Sempre Sara mi chiede: se avessi a disposizione un assegno in bianco da poter spendere come vuoi, cosa acquisteresti? Prima che YouTube si scandalizzi, non stiamo inneggiando la legalità. Stiamo parlando di una cifra libera. Quindi non mi bannate, grazie. La prima cosa sarebbe una casa, Sara, perché io non... Dopo 10 anni di terzo piano senza ascensore comincio a essere saturo. Voglio i miei spazi, voglio non dover chiudere la porta per avere silenzio. Ho in mente un progetto per il quale mi servirà stare da solo qualche ora al giorno e vi dirò anche quello sempre e solo se andrà in porto. Anche solo per cantare, questo te lo posso dire tranquillamente, per cantare mi serve silenzio. Sto ricevendo dei piccoli ruodi ru ruodi ruodi ruoli nella radio dove faccio i vari contest, per cui molto spesso devo presentare, e anche per quello ci vuole un discreto silenzio. Ci sarà un taglio, che abbiamo avuto una dimostrazione in diretta del cosa volesse dire fare un video dovendo tenere tutti i cani gratis, nonostante questo sia un lavoro a tutti gli effetti, che è quello del dog sitter. E ti fa capire il perché auspico un'altra casa da solo, con un cane solo. E dei soldi sarebbero investiti per l'assistenza, una parte alle cavolate più immani. Ah, e ovviamente sarebbe in una città più grande di questo buco di bigottismo. Ma su questo ci torneremo magari su un'altra domanda. Non voglio dilungarmi né anticipare cose che
Dopo ripeterei. Daniela del canale Il Mondo di Danielita92 mi fa un po' di domande. Sono tutte belle domande, devo dire, quindi non dirò a nessuno bella domanda perché sono belle tutte. Ti piacerebbe ritornare a viaggiare? Qui parte la polemica. Se non vi piacciono le polemiche, se credete a tutto quello che sentite nei telegiornali, forse è meglio saltare questa domanda. Io credo che si siano assolutamente i presupposti per tornare a viaggiare. E sì, sicuramente il mio male psicologico concorre a parlare di questo, ma non è l'unica motivazione. Non è l'unica motivazione perché dietro il mio piacere, dietro la salute di alcune persone e il lavoro di alcune altre che viaggiano per motivi magari diversi dai miei, ci sono prima di tutto persone che lavorano, i capitreno, gli impiegati della biglietteria, come si dice, i cooperanti dell'assistenza disabili e le persone che fanno le pulizie, che almeno a Grosseto spesso coincidono oltretutto con tutto il bisogno che c'è di lavorare e danno più compiti ad altre persone. E sicuramente ci saranno altre categorie, tra virgolette, che non mi stanno venendo in mente. Sappiate che sono tutte incluse e prima che qualcuno urli al distanziamento sociale, personalmente io ho sempre il distanziamento sociale perché nessuno, nemmeno per sbaglio, occupa il posto dell'accompagnatore anche quando potrebbero, e comunque sia i treni sono già abbastanza vuoti per garantire il distanziamento sociale. Parlo del treno in quanto è quello che utilizzo di più. E se anche viaggiassi in macchina viaggerei con un'altra persona e basta, quindi non ci sarebbe alcun problema. Sempre Daniela mi chiede se sì, dove. Voglio tornare a Bologna, perché non me la ricordo più. Voglio visitare il bar senza nome e il bar, l'altro spazio. Il bar senza nome è gestito da quattro titolari sordi. E il bar l'altro spazio non so bene di chi sia gestito, ma so perché ho visto le foto che è attrezzato per qualsivoglia tipo di disabilità, non solo per la mia. Quindi un bar, come si dice, inclusivo, termine che si sente utilizzare spesso e a volte perfino in maniera un po' spropositata nelle ultime settimane. Cosa ne pensi delle relazioni a distanza? Io, come sapete, ho avuto una relazione a distanza, finita esattamente un anno fa. E tralasciando sulle motivazioni, vi posso dire una motivazione che non ha concorso per ricollegarmi alla domanda di Daniela. Ossia, il problema non è stato assolutamente la distanza. Questo fa sì che io sia a tuttora favorevole alle relazioni a distanza, in quanto credo che la mia non sia andata per tutto tranne quello. E quindi se una relazione a distanza va male, fortunatamente non è il caso tuo, Daniela, ma dico in generale, se va male, semplicemente la persona non era quella. Non è colpa delle distanze. Ecco, magari adesso potrebbe essere un pochino più difficile, ma è un periodo che passerà. Il Riccardo del futuro, come al solito, dimentica cose. Daniela mi ha anche chiesto se mi piacerebbe sposarmi. Assolutamente sì. Desidero tanto una cerimonia a tema Harry Potter. Non vorrei dire tutti gli invitati, ma almeno io e lo sposo. Al momento manca la materia prima. E oltre a ciò, desidero avere le tutele che derivano dal matrimonio, sia per me che per il mio compagno. Non voglio vivere una relazione nella paura. Non so se avete sentito la moto, vabbè, ve la beccate. E poi abbiamo Grizzly con una delle sue domande pergamena che tanto mi fanno ridere. E dice: serata informale tra amici.
Esempio pizza film. Sei quella categoria di persone che comunque ci tiene ad avere l'abito inappuntabile, come si tratti di un'occasione formale e ufficiale con tutti i vari crismi e cataclismi, cravatta, eccetera. Oppure sei una persona che non si formalizza neppure nelle occasioni più importanti. Tra parentesi, non voglio dire in mutande al funerale del vicino, ma diciamo che anche se fosse un funerale usciresti comunque vestiti semplici, useresti, scusate, comunque vestiti semplici e di buon gusto, senza ricercatezza nei dettagli, oppure ancora una buona via di mezzo. Allora, io non sono molto tipo da cravatta, a meno che non sia la cravatta della divisa nei Hogwarts, e allora lì è dovere. Sarebbe un sacrilegio non utilizzare la cravatta, ma quella cravatta. In un'occasione da amici di pizza film, a meno che non sia una serata in cui vai a dire che la cravatta è un po' troppo. Troppa sciatteria, nemmeno mi piace su di me. Gli altri possono fare quello che vogliono. Quindi, essendo un'occasione sociale, per quanto informale, direi una sana via di mezzo. La prossima domanda ce la fa la zia Mirella del canale Ricette e Risate in pochi minuti e mi dice: qual è la cosa più importante per te? Zia, domandone, e non è l'unico domandone del video. La serenità, l'equilibrio. E quello che molta gente non riesce a capire è che a volte la serenità e l'equilibrio passa anche attraverso il sociale. Cioè, ci sono persone come me che non hanno bisogno delle persone perché da sole pensano di non valere nulla. Ma è proprio nella nostra natura. Cioè, anzi, per quanto mi riguarda, proprio perché io so di valere, se io so di valere e non c'è un campo di prova che è la vita di tutti i giorni, il mio talento, le mie possibilità, la mia empatia e tutti gli annessi connessi hanno poco senso in un mondo isolato, in un tipo di vita isolata. È per questo che c'è bisogno assolutamente delle persone. E fermo restando che ovviamente la serenità deve partire. Non capivo cosa fosse il rumore, deve partire da dentro. Massimiliano Vecchi Urbex, anche lui ha un canale. Io ve li sto menzionando tutti perché mettervi tutti i link è un casino. Guardate gli screen. Mi chiede: cosa ti aspetti in futuro? Tesoro. Diciamo che la tua domanda potrebbe essere un po' collegata a quella di Daniela. Credo sinceramente che questo periodo sia gestito male, molto male, e questo fa sì che le mie aspettative per il futuro siano quella di vivere la giornata sostanzialmente. C'è ancora gente convinta di sapere come gestire questa situazione, c'è ancora gente convinta che se non ti copri la bocca e il naso, ci siamo capiti, non voglio dire parole sensibili, sei in grado di cambiare una situazione nazionale. Non è proprio così, non è proprio così. Non sono una persona che nega l'esistenza di questa nuova malattia, però credo che si stia esagerando sia psicologicamente sia economicamente. Non sopporterei di avere addosso una persona che mi dice come comportarmi essendosi laureata all'Università della Vita su Facebook, e però vedendo come stanno andando le cose, appunto, credo proprio che purtroppo vivrò la giornata. Ti chiedo scusa se la mia risposta è priva di allegria, ma veramente c'è poco da essere allegri, secondo me, rispetto al futuro. La prossima domanda me l'ha fatta Patti Patti. Ciao Riccardo, bel video, grazie. Si riferisce al precedente. Che mondo vorresti? Allora, il mondo che vorrei, come cantava, se non mi sbaglio, Vasco Rossi, non esiste. Non esiste perché nel mondo che vorrei
i cattivi sono isolati, prima di tutto. La cattiveria è isolata, bistrattata e ostracizzata dalla società. Mentre invece, non ti dico che sia sempre così, però comunque ci sono un sacco di cattivi che si vendono bene e magari hanno più amicizie e più relazioni, anche durature nel futuro, anche durature nel tempo, che una persona che si sforza di comportarsi bene. Sembra a volte che comportarsi bene non serva a niente, che la gentilezza non serva a niente, mentre invece nel mondo che vorrei la gentilezza al contrario è premiata. Raccoglie sempre i suoi frutti a prescindere, non con i tempi biblici di quello che si chiama karma, secondo me. E nel mondo che vorrei, ultimo ma non certo per importanza, c'è uno stato sociale più giusto che si occupa di offrire a tutti le stesse possibilità e un po' meno tasse. Siccome sei un appassionato di Harry Potter, per quale morte hai sofferto di più nei personaggi della saga? Allora sì, i nuovi iscritti non lo sanno, tutti gli altri ormai ho tartassato l'anima. Sono un appassionato di Harry Potter e ho sofferto di più per più di una morte. Diciamo che mi sono dispiaciuto un po' tutte tranne Severus Piton, perché non ho proprio condiviso come si sia sviluppato il personaggio, o libri o film lo stesso. Le altre mi sono dispiaciute un po' tutte, però in particolare Remus Lupin e Tonks, Sirius e Albus Silente, quella che proprio mi apre i rubinetti 9 volte e mezzo su 10, per non dire proprio 10. Ecco. La prossima domanda ce la fa Sara Magic 15, mi dice: hai mai pensato di farti crescere i capelli e la barba? A presto. Ciao Sara. Non solo l'ho pensato, almeno per quanto riguarda la barba l'ho fatto. Il risultato non mi ha soddisfatto e infatti non mi avete più visto. L'ho fatto a 22 anni, questo canale l'ho aperto che ne avevo circa 25, mese più, mese meno, quindi non mi avete mai visto con la barba lunga, semplicemente perché il risultato non mi è piaciuto e in più mi creava davvero tanto prurito, perché io soffro tra le altre anche di dermatite seborroica. Infine, l'ultima domanda, sempre in ordine di come ho fatto gli screen, me la fa un'alunna per cucinare. Ho dimenticato di dire che anche Sara ha un canale, quindi passate. Una luna per cucinare, anche lei ha un canale, e non credo di dovervi spiegare dal nome, e mi dice: se potessi tornare indietro nel tempo, in che anno o in che epoca vorresti tornare? Premessa, ho girato questo video un'altra volta, poi non mi è piaciuto perché era veramente molto incasinato. La risposta rimane sempre la stessa. Non so ovviamente se le parole saranno le stesse, ma comunque, fino a non troppo fa ti avrei detto non voglio tornare, ma in realtà se per tornare si intende anche la possibilità di cambiare un avvenimento, io non verrei mai più a Grosseto. Mi sono trovato molto male, non dico assolutamente che tutte le persone siano uguali, ma diciamo che se non ho occasioni di uscire, come accade da ben prima di questo periodo particolare, non riuscirò a trovare le persone che faranno eccezione alla regola. E quindi mi scusino e non si offenda nessuno. E non verrei anche per un fatto lavorativo, che questo però non è colpa delle persone, è colpa del fatto di voler lasciare da parte dello Stato le città un pochino più piccole, un po' più addormentate, come se chi ci vivesse dentro non fosse degno di lavorare.
Per questo mi dispiace per gli abitanti di Grosseto che non riescono a lavorare abbastanza o riescono a lavorare magari stagionalmente, se va bene, meriterebbe una maggiore crescita e questo è il motivo per cui, un altro motivo per cui tornando al 2011 non ritornerei e prenderei inoltre delle decisioni per quanto riguarda i problemi familiari che non vi posso dire che mi portassero a comportarmi diversamente rispetto a quello che poi effettivamente ho fatto. Bene ragazzi, io spero che a questo punto le domande siano tutte. Io ho cercato di fare tutti gli screen. Ripeto, è la seconda volta perché veramente il primo era venuto malissimo e non credo di farlo più. Editerò questo video e ve lo pubblicherò. Quindi perdonatemi qualora dovesse mancare qualche risposta. Se non siete iscritti, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nessuno dei miei nuovi video, sperando di doverli fare meno di corsa. E noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!